show blues e tutte i orna già cantan. Perché sono state zitte un momento mi sfuga. Sono volgare so che nella vita suonerò. Oh, ancora lì, torniamo un attimo. Non lo so. Allora, torniamo. Non ho le prove. Allora, torniamo un attimo. Non le prove. Perché è convinto, perciò te le prove. Allora, torniamo un attimo indietro. Guardate, quando partì il sistema del CDR, era sulla carta, noi tutti ci credevamo, un sistema che doveva essere rivoluzionario, perché toglieva quelle che erano le discarte in mano alla criminalità organizzata, come dimostrato ampiamente da Saviano, e cercava di organizzare un ciclo virtuoso che dalla spazzatura si creasse energia, CDR, combustibile dei rifiuti. In quei momenti sappiamo tutti, dovremmo essere onesti con noi stessi, cioè ognuno di noi ha le proprie responsabilità come parte politica. In quel momento si bloccò l'intero ciclo con l'ingegneritore che fu bloccato dalle proteste popolari con la No, però io rispondo su questo, se me è meglio fare un appunto, perché noi come al solito, chi crede che noi come, questo dal punto di vista politico, come IDS, oggi come PD, credo che stiamo vivendo un momento difficile perché siamo stretti tra due opposti, tra due estremismi. Da un lato, io mi ricordo benissimo quegli anni, quelle vicende. Noi da un lato c'era Forza Italia e la destra, che si opponeva alla realizzazione del termovalorizzatore di Acerra. Io mi ricordo le persone fisiche. Mi ricordo il sindaco di Acerra, che aveva la faccia tosta, di sedere in consiglio provinciale e di votare il piano di smaltimento dei rifiuti, e contemporaneamente da sindaco faceva manifestazioni contro il termovalorizzatore di Acerra. E mi ricordo Specchio, mi ricordo Maranta, tutti quelli di rifondazione, mi ricordo Tommaso Sodano, non lo ricordo. Allora, guardate, noi perché Iuri stasera ha fatto questa cosa? Noi ci dobbiamo chiarire su un argomento, Iuri, perché io penso, tu hai fatto benissimo a fare questa cosa, però credo che in questi paesi vuol dire veramente con il cuore in mano, senza retorica. Noi in questi paesi, soprattutto come siamo combinati, dovremmo cercare di fare un'alleanza tra gente pensante e gente per bene. Se non facciamo questa alleanza e facciamo sempre polemiche tra di noi, e questo è stato uno dei motivi per cui siamo da solo in amministrazione, noi da questo fosso non ne usciremo mai. Io quella vicenda mi ricordo benissimo. Là i veri moderati, quando poi si dice tu quando vai a parlare, si è anche su comunista, ma in realtà i veri moderati, e che ci hanno rimesso poi le penne sul piano politico, siamo stati noi. Perché noi mi ricordo che quella vicenda andò come andò, perché chi poi si è venuto la realizzazione del provvedimento, cioè dico sarebbe venduto dal punto di vista politico, erano chi di là che praticamente stavano là a fare battaglie contro il termovalorizzatore, cioè Forza Italia che all'epoca era l'opposizione in Bassolino e non si è fatto il termovalorizzatore, dimenticando che il termovalorizzatore, il CDRK, sono stati realizzati sulla base di una delibera, sulla base di un appalto fatta da Strega, benedetti Dio. Cioè noi in Italia abbiamo un vulnus incredibile, cioè siamo capaci dall'oggi al domani di perdere la memoria storica delle cose che accadono, e questo è gravissimo. Cioè noi abbiamo una Strega che fa la delibera e dice cose gravissime, non è che dice ti faccio piano e mette cavo termovalorizzatore, che ci mette la CDR, no, dice alle aziende scegliete il sito che più vi piace e facete termovalorizzatore, una cosa abominevole, e noi non lo ricordiamo abbastanza. Quindi le aziende si sono localizzate non sulla base di un piano nazionale, si sono localizzate sulla base dei propri interessi, che non erano degli interessi nostri, perché l'imprecino, ma mica era un PD, l'imprecino era la FIA, e la FIA su quelle termovalorizzatori, ha ragione Iuri, su quelle balle se le è venute in banca per dare le garanzie per il popolo dopo strette Messina, benedetti D, cioè noi abbiamo vissuto delle aberrazioni incredibili. E davanti a quei cancelli chi ci combatteva contro di noi era Forza Italia e Rifondazione Comunista, i due estremi populisti di questo paese, che hanno dominato questo paese. Io non ho paura di dire queste cose, perché dopo ci siamo ritrovati per 10 anni a rincorrere l'emergenza continua. E questa emergenza ci ha portato all'altro paradosso, che facciamo termovalorizzatore,
con un progetto già superato, sbagliato, non va bene, tu sei, e te che se lo prende politicamente, che la Caruccia ha fatto fare un tempo e ha fatto accumulare dei balla nella zona industriale di Caivano, di Giugliano, di Santa Maria alla Fossa, eccetera. Questa è la verità storica di quello che è accaduto. Ma noi potremmo pazziare tra di noi, ragazzi. Cioè, voglio... dici, però Bassolino non ha cambiato. No, Bassolino c'ha delle responsabilità gravissime. Non sto dicendo, non sto difendendo Bassolino, sto dicendo ricordiamo i fatti come sono andati. E sono fatti che purtroppo hanno sancito una cosa, che di populismo si muore, benedetti Dio. Di populismo si muore se noi continuiamo a fare polemica, Buscizzi fa polemica, perché io che fanno un semplice consigliere provinciale da un conto cazzo, e lo sappiamo tutti, è così, perché la provincia non conta niente, che poi quando con un consigliere provinciale faccio una polemica, e per vendermi quella polemica non posso mandare senatore, non posso mandare vice sindaco di Napoli, faccio una polemica, una battaglia, costruisco una forza politica e costruisco un successo personale, elettorale del mio partito. Su quella vicenda è un crimine, non è vero che non è un crimine. Dall'altra parte, che si fa? Si fa la stessa cosa, perché su Cesare ultimamente abbiamo vissuto la stessa esperienza. In consiglio comunale si dice una cosa, in provincia si vota un'altra cosa. Ma benedetti di, ma sono cose sono bene o le vedo solo io? Perché non si dicono voi? Cioè, uno dice in consiglio comunale io mi dissocio dal mio partito, anzi, non faccio niente. Mi autosospendo. Poi, se fanno un finto congresso a Caivano, faccio 1000 teste. Ma che si è sospeso o no? Ma queste cose si vedono o non si vedono? E queste cose non vengono sottolineate. E io non faccio dire, in questo partito c'è una sola testa, unica, mia, punto, è finita là. E voglio dare un contributo come cittadino, e se qualcuno mi riconosce un minimo di competenza in qualche materia, cerco di dare quel minimo di competenza che ho, punto, finisce là. Anche perché la politica è una cosa a termine. Uno fa politica, fa consigliere comunale, poi se ne vanno poco a casa, poi magari c'è uno sfizio e torto, questo è. Non è altro, soprattutto nei nostri paesi. Allora, polemiche stupide, assurde, tra i politici locali. Ma chi sono questi politici locali? Ma noi siamo quattro e noi che ogni tanto per hobby, quasi, veniamo e facciamo, cerchiamo di dare un minimo di contributo, se ci riusciamo. Ah, ma c'è un 90% del voto, ci manda stronzato, qualche voto ci azzeccato. Ma perché non ci atteggiamo a politici? Gli altri si atteggiano a giornalisti, gli altri si atteggiano a polemisti, gli altri si atteggiano a opinionisti, cioè ma facciamo ridere. E in tutto questo invece ci sfugge il senso civico di un'alleanza comune. Tu dici, ma concretamente, quali sono le cose che dobbiamo risolvere? Ma come l'ho fatto a me leggere un po' di giornale che Carofila ha fatto la polemica, non so come, dico Carofila per fare un nome, ha fatto la polemica di ma chi se l'ho fatto? Ma questa è la politica. Ma benedetti, in questo partito una cosa mi ha cercato di presentare le proposte del PD al nuovo piano regolatore, ma posso stare scritta da qualche parte su fatto? No, non è una polemica nei vostri confronti, non è una polemica. Io voglio solo sperare che gli altri partiti dell'opposizione, della maggioranza, facciano altrettanto, mi piacesse, e fanno dibattito dall'MPA, da Forza Italia, o come si chiama, non mi ricordo l'Alleanza Democratica, poi ce ne stanno ormai da quanti dei partiti che non ne capisci più, i repubblicani, chi è? Che mi invitano a fare un dibattito su un piano regolatore, su smaltimento dei rifiuti, ma facciamolo, sì, invece tutto costa, riduce a quel costo, e mi una hit, caro fila hit, chi la forse fa con fecchi con chi la fa l'alleanza, la prossima volta si cambia, ma facciamo a dire come era meglio. E parliamo di questo come se fossero grandi manovre politiche, come se stiamo decidendo il futuro di Caivano, che non stiamo decidendo niente. E noi sprofondiamo sempre di più, noi l'altra volta ci siamo trovati la monnezza che a forza, capite perché? Perché noi stiamo in questa amministrazione da 3 mesi. Il paradosso di tutto questo, manca di tutto, ma abbiamo votato contro. Il piano dell'ambiente e energia abbiamo votato contro. Il paradosso di tutto questo, poiché siamo l'unico partito che ha una stanza a luce ferita, io non sono incitato da chi? Non dico dalla stampa locale, non dico da nessuno, però fatto sta che il populismo ha colpito ancora. Cioè ci hanno scaricato una montagna di monnezze che fuori che non potevamo trasferire due partiti. Vogliamo chiudere l'unica sede democratica di questo paese, l'unico posto a luce potremmo fare come stasera e parlare. Se volevi chiudere pure che stiamo a fare, perché io quelle buste di Mondezza mi ricordo altri periodi, quando le buste di Mondezza appicciarono la porta del comune di Caivano, sapete che vuol dire? È un atto vergognoso,
E chi gestì quella vicenda in quel momento fu uno che successivamente ricoprì una carica istituzionale e girava il coppo motorino mentre la gente appicciava comune che hai fatto. Ma vi rendete conto di questo? Questi sono fatti di una gravità estrema. Ne vorremmo tornare a quelle vicende? Perché queste aprono spazi, lo dico a me e a tutti quanti noi, a persone con i quali non ci potremmo confrontare, guardi, è pericoloso. Non potremmo parlare come stiamo parlando a Dio. Se apriamo dei varchi della società, ci sono che fanno queste azioni. Questa azione non è fatta né tu, Francesco, né io, perché non abbiamo coraggio, né tutti quanti che stiamo qua dentro, le fanno delle persone con le quali tu non ti potrai mai confrontare. Io personalmente no, perché non va la pena, tengo due figli, c'è faticato, c'è fatti fatti, non posso mettermi a fare queste sciocchezze. Allora dico, noi questo, il senso della riunione stasera è questo. Una cosa è il confronto politico duro, dice, voi avete fatto un piatto che fa schifo, ancora una volta stiamo, va benissimo, ma come dire, sollecitare gli istinti più bassi del popolo, il popolo intende, non il popolo nobile di mazziniana memoria, intende proprio un sottoproletariato urbano, è pericoloso, perché quelli poi non ci fanno parlare più, non solo non ci fanno parlare a me, che non è niente, perché stai zitto, basta, non fanno parlare nessuno, perché tu come vai a confrontare con quella gente? Chi ci dice? Mica è come stiamo facendo noi. Allora questo bisogna avere il senso della riunione di questa sera e dire, facci tutte polemiche, tutte cose, però cerchiamo di stemperare i toni, cerchiamo di non far tornare, cioè già siamo tornati a rendere parecchio tardi. Io ho fatto il consigliere comunale nel 1994 fino al 1997, poi non l'ho fatto più, ma vi posso giurare che dal 97, dal 94 a oggi, ma c'è stato un calo di qualità del dibattito politico, di qualità dei rappresentanti istituzionali, che è spaventoso. Noi questo lo vogliamo frenare e tu lo freni se le persone le sfidi sugli atti concreti, sulle competenze. Se invece tu scendi sul piano, sul piano del gossip, bravo Lerico, non giugio, quelli ci sguazzano, perché che lo fanno? Ma fanno pure a me, perché io non posso mettere a fare lì a quello tutte le ore, non tengo tempo, non tengo voglia, ma per gli scorni pure lo fa. E allora tu che fai? Invece se leviamo il dibattito politico, il dibattito giornalistico, il dibattito culturale di un paese, anche sfidandoci apertamente, ma dicendo non capisce niente, ma se facciamo questo, noi sfrondiamo. Se leviamo la qualità, può essere qualcosa, non se ne va a niente, perché non deve niente alla riccia. E facciamo un bene, non al giornale, l'OPD, perché per me essere l'OPD sono i caivani, cioè i figli che vivono qua, non mi interessa l'OPD, mi interessa che si possa vivere in questo paese, non altro, e questo è il senso della riunione di questa sera, non so se hai capito. Io mi auguro che da questa riunione esce un sollecito anche di aprire dibattiti, cioè facciamo dei confronti continui, come stiamo facendo stasera, su fatti concreti, perché sui fatti concreti chi non deve andare si sta zitto finalmente. Se noi invece alimentiamo la polemica, in la polemica si infila chiunque, è proprio il più debole dal punto di vista intellettuale, culturale, anche dal punto di vista morale, è quello che vince, perché come si dice, puttana, non tiene paura di s'appiccicare, tiene paura la persona per bene, o no? Questo era il circolare dello sport. Bello sport. Il prossimo appuntamento dovrebbe essere il TUC, dove noi esponiamo la nostra proposta, che si aveva discusso nell'ambito del... Noi stiamo facendo di tutto, ma ti giuro veramente, ma no, perché lì non ci fa la stessa cosa, non ci fa consigliere, Iuri la stessa cosa, cioè io a volte vega Iuri per delle giornate sane, cioè ma veramente, guardate, è un fatto proprio anche umano, cioè di volontà, questo è il senso del nostro interesse maggiore, ma che mi ha avuto una volta, dopo un anno, ogni anno mi ha votato, e poi alla fine che concludiamo? Gli eletti sono sempre stessi, e allora che votiamo a fare una mala volta? Blues e tutte i orna già cantando, che sono state zitte un momento mi sfuga. Sono volgare e so che nella vita suonerò, per chi viene complesso e non ne voglio.